presentano Roma Incontra qui a Roma, alla Rapacis, per un incontro sul tema Un referendum che fa acqua. Per 3 Channel, Alfonso Zambrano. Questi sono problemi economici, dovrebbe risolvere il Parlamento, la classe dirigente. Invece i referendum addirittura spingono le classi dirigenti già deresponsabilizzate a deresponsabilizzarsi ancora di più. Gran parte dell'Italia ha un'acqua gestita dalle municipalizzate, dove i costi sono esorbitanti, della rete non si occupa nessuno, la politica fa da gestore e controllore, insomma succede di tutto, questo è il vero problema. Io credo che il Paese abbia mille e un problema davanti e sinceramente non si sentiva e non si sente nessun bisogno che ci siano dei momenti che poi vengono anche politicizzati in maniera erronea per discutere d'altro rispetto a quello che invece il Paese avrebbe bisogno di discutere. Ritengo che controllore e controllato non possano essere nella stessa persona e quindi evidentemente se c'è questo non ci può essere una chiarezza, noi abbiamo bisogno di scindere questi aspetti e quindi nel momento nel quale questi aspetti vengono divisi il servizio non può che ottenere risultati migliori ed evitare i tanti casi, i tantissimi casi di gestione e pubblica non positivi. Ministro, si può affermare che questo referendum possa essere qualcosa che qualcuno occupi o comunque impegni come strumento? Voglio dire, che ci sia un tentativo di politicizzazione del referendum è fin troppo evidente. Detto questo, il merito dei quesiti non è coerente con i temi che vengono utilizzati in questi giorni per sostenere le ragioni del voto, della partecipazione. Il fatto che si facciano referendum su tematiche che sono molto tecniche, che abbisognano quindi di una divulgazione che non c'è, già questo è una distorsione. Se in più non se ne discute affatto e quando se ne discute si fanno passare parole d'ordine che non c'entrano nulla con i temi, come appunto l'acqua è un bene di Dio e guai a chi la tocca, ma l'acqua è un bene di Dio, è bene che nessuno la tocchi, ma nessuno l'ha toccata e la vuole toccare, quindi di che cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo d'altro. Sono molto preoccupato, anche se come sempre tu sei combattivo, nel senso che sembra non esserci speranza in questo paese di essere pragmatici e di parlare di concretezza e di problemi reali. Tutto si ideologizza, tutto diventa un elemento di schieramento a favore o di un governo o di un'opposizione. Come tu sai mi batto da sempre per la modernizzazione e l'efficienza del Paese e qui noi siamo di fronte a un fatto molto semplice, cioè la gestione pubblica degli acquedotti e degli impianti idrici è stata disastrosa, non è un'idea, non è una presa di partito, è un dato di fatto e quindi bisogna tentare un metodo alternativo e mettere alla prova un'eventuale gestione privata. L'articolo 23 bis impone soltanto di mettere a gara la soluzione pubblica, interamente pubblica, con altre soluzioni che possono esserci sia private che miste. Ma poi in questa fase economica del Paese fare questi investimenti significa aprire cantieri e fare occupazione su tecnologia a portata di mano dell'industria italiana, perché sono scassi di strade, tubi da mettere, contatori da fare, cose che si possono fare senza fare alla mano domani mattina aprendo i cantieri. Il punto è che il difficile comincia dopo la gara. La gara, in fin dei conti, serve soltanto a far sì che la scelta dell'affidamento sia fatta in modo più motivato, più ponderato. Ma le vere difficoltà cominciano quando si tratta di gestire in corso d'opera il contratto e qui va detto che la legge è molto opaca e molto carente, perché all'ultimo momento è stata istituita questa cosa che hanno chiamato agenzia, autorità, non si sa bene, però non basta istituirla, occorrono le regole prima ancora del regolatore. Il 23 bis permette alle aziende che vincono la gara in casa propria o fuori, in caso nelle quotate dove la gara c'è già stata sui capitali da subito anche fuori, no? Di poter creare delle compagnie serie italiane in grado di competere con i grandi compagnie europee. Ecco. Io avrei preferito che questo referendum, invece di fare il referendum sull'acqua in maniera così comenista, perché l'Italia sta affrontando un passaggio comenista con questo referendum, io penso che sarebbe stata più opportuna una riflessione sulle privatizzazioni, perché
avrei più preferito il concetto, sì, ma si dice che si può privatizzare, ma qual è il tipo di privato che può meglio gestire queste reti? Il referendum numero uno non elimina la possibilità di privatizzare la gestione dell'acqua, elimina la possibilità di dover fare le gare pena la caduta delle concessioni, anche tra l'altro per altri servizi di pubblica utilità. D'altra parte, se una società, una SPA pubblica, totalmente pubblica, che da 100 anni, sono giù di lì, gestisce i servizi pubblici di trasporto a Torino, fai la gara e non vince, vorrà dire che c'è qualche problema, no?